Ehi ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Wes come al solito e benvenuti e bentornati qui con un nuovissimo video su FIFA 21 Mobile. Ragazzuoli, siamo qua per andare ad aprire i premi delle 30 vittorie nel Potmo, ragazzi, quindi nel Player of the Month. E siamo qui anche per parlare di un po' di bug che sto notando in quest'ultima settimana, ragazzi. E sperando che spariscono tutti quanti dal primo fino all'ultimo. Ma soprattutto vi andrò a parlare della scelta che ho fatto alla fine di tutte per quanto riguarda il COC, ragazzi. Sicuramente l'avrete capito anche voi, per chi ha visto le live ovviamente la sa già, però per chi non le ha viste siete qui per un motivo, no? Quindi detto ciò, superiamo il mini mi piace per vedere domani un nuovissimo video. E soprattutto vi consiglio di passare dal canale principale, non qua da 48.000 iscritti, perché sto caricando dei video, ragazzi, dove usciranno sempre un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, un giorno no, o almeno quando riuscirò a farli. E soprattutto anche perché lì sto facendo delle nuovissime live. Quindi detto ciò, buona visione. Ok ragazzuoli, bentornati qui sulla schermata del mio telefono. Come al solito, non potete immaginare quanto sia comodo. Mamma mia ragazzi, registrare e fare tutto quanto dal telefono, porco schifo. Ho già disinstallato BlueStacks e tutte quante le applicazioni con cui facevo FIFA sul computer, perché veramente ragazzi non le stanno più ottimizzando. Sono ottimizzate col culo, ragazzi, non sto scherzando. Ottimizzate col culo, quindi preferisco giocare 10.000 volte con il telefono che stare troppo tempo appresso a quelle cazzatine. Detto ciò ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere. Per quanto riguarda i premi del torneo Potmo, ragazzuoli, eccolo qua ragazzi. È stato un torneo abbastanza diverso, abbastanza strano, ma soprattutto con specifiche abbastanza diverse, nel senso che si poteva rifare una seconda volta, perché mi sa che per colpa dei cheater, non voglio dire cavolate, ma mi sa che per colpa dei cheater, diciamo, hanno dovuto far fare due volte il torneo. Ma io dico, cioè, scusatemi caro FIFA, cioè uno già non riesce a farlo, cioè già ci vuole tanto per farne uno, perché comunque deve fare 26 vittorie per prendersi i premi. Poi se la vuole giocare magari per la classifica ne deve fare 30. Questa volta no, solamente 26. Infatti io mi sono fermato a 26. Vabbè, ho scritto 30 vittorie perché le avrei fatte easy, perché non ho perso manco una partita. E soprattutto non ho trovato nemmeno un gen troppo più alto di me. Il massimo che ho trovato è stato 116, forse anche 117, ma non vorrei dire cavolate, ma li ho battuti facilmente tutti quanti. Non ho trovato fortunatamente cheater. Infatti il consiglio che tendo a dare a tutti quanti voi che giocate a questi tornei: non giocate il primo giorno che esce il torneo, bensì giocate verso l'ultimo giorno, ragazzi, perché verso l'ultimo giorno non dico che non trovate cheater, ma c'è una bassissima probabilità che ritroviate, ragazzi. Quindi mi raccomando, state attenti. Questi consigli qua ve li ho sempre dati. Questo consiglio qua funziona da ormai 3 anni, da quando c'è il Player of the Month. Non è 3 anni, ma sicuramente sono 2 anni. Però niente di che. Quindi oggi possiamo andare a ritirare i soliti 100 punti, ragazzi, il milione di crediti, che schifo non fa, e ovviamente i 3 giocatori 80 più Totv, sì, che non posso nemmeno andare a vedere che giocatori ci sono, mannaggia la pupazza. Però questa cosa qua la faremo a brevissimo. Volevo parlarvi di questo nuovissimo bug. Io che ho ritirato, ragazzi, il under 95 di overall dell'evento Premier League, perché sono arrivato finalmente ai punti necessari per prenderlo, e ovviamente io ne prenderò 2, ragazzi, perché adesso devo solamente fare 650 punti entro la fine dell'evento e si faranno tranquillamente. Dato che ho sbloccato Under 95, sono andato a cercarlo nel negozio, ragazzi, e ho visto che agli altri miei compagni di Lega stanno a tutti quanti sotto i 2 milioni di crediti, no? Invece io se vado a cercare il mio, mettiamo Under 95, no? Mettiamo posizione ED, non si sa mai, e mettiamo prezzo 3.600.000 crediti. Ora non so se è sceso, ragazzi. No, a quanto pare, cioè assurdo, no, è veramente troppo buggato sto. Cioè il mercato così buggato, ragazzi, non l'ho mai visto in vita mia. Vi giuro, raga, non sto scherzando. Guardate, sta sui 3.600.000. Sta sui 3.600.000, e potete tranquillamente vedere anche voi. 3.600.000, ragazzi. Sotto i 3.600.000 non esiste. L'ho messo in vendita sui 2.900.000 e non l'ha venduto. L'ho messo sui 2.500.000 e sicuramente non me lo venderanno. Io mi chiedo, perché dovete far perdere tempo a una persona che magari è riuscito a sbloccarlo prima del solito, ragazzi, no? Prima del solito under, e poi alla fine me lo mettete buggato nel mercato, così che io non riesco a capire a che prezzo devo metterlo.
È così che perdo ore, perché questo giocatore l'avrei dovuto venderlo ieri, ma ancora oggi devo venderlo. E ovviamente giorno dopo giorno tende a scendere, ragazzi, tende a scendere. Quindi non so nemmeno se lo metterò in vendita, perché un 95 sotto il 1.900.000, dubito tantissimo che scenda. Dubito tantissimo, perché la mia tattica qual è? Quella di sbloccare prima i player nell'evento, metterlo in vendita, ok? Monitorare il mercato, entro alla fine dell'evento comprarlo a un prezzo decisamente minore. Perché? Perché dopo che finisce l'evento tenderà a salire. Anche se, pensandoci bene, usciranno i Toti, ovviamente, i Team of the Year, e questi player sicuramente scenderanno tutti quanti di crediti. Vabbè, fatto sta che comunque sono andato a vendere Dombele. Fortunatamente lui almeno lo siamo riusciti a vendere. E ovviamente, perché ho venduto Dombele? Per un solo motivo: perché giustamente in squadra io mi sono tenuto Bruno Fernandes, ragazzi. L'ho utilizzato tantissimo nel torneo Potom, per l'appunto, e mi è davvero piaciuto tanto, ragazzi. Poi dribbling fortunatamente l'ho portato anche a livello 10, quindi mi sono upgradato di 3 overall in squadra, quindi veramente tanta roba. E che dirvi, mi piace un po' di più di Dombele. Non, ripeto, non c'è tutta questa gran differenza, però a lungo andare le noti, e posso dire che Bruno Fernandes sinceramente merita per il suo 91 di gen, cioè le sue stats, il come è forte lui va benissimo per il fatto che è 91, mentre Ndombele per le stats che ha, secondo me ha un, potrebbe valere quanto un 89, per farvi capire, per farvi l'esempio. Vabbè, detto ciò, qui abbiamo fatto tutto, qui mi è uscita una notifica che non me ne frega niente, perfetto così, e basta queste notifiche, le voglio ignorare tutte, non voglio sapere il compleanno delle persone, mannaggia, ma chi se le caga sta gente di Facebook. Vabbè, detto ciò, ho già finito l'evento icone di questa settimana, perché è stato veramente fighissimo, l'ho finito il giorno stesso in cui sono uscite, grazie al torneo Potom, ragazzi, veramente una cosa bellissima. Per chi non lo sapesse, servono i giocatori Premier League, io, dato che ovviamente ne ho più di 5 in squadra, giocando a qualsiasi cosa, ovviamente mi sono fatto tutto quanto il torneo in 3 secondi. Ho già fatto anche gli eventi, adesso ho 1700 i punti icona, ovviamente me li sto mettendo da parte per poter andare a prendere un magari non... Che palle, ragazzi, tutte queste notifiche qua. Vabbè, detto ciò, stavo dicendo che sto mettendo da parte, che poi c'ho pure il non disturbare. Com'è possibile che mi è arrivata la notifica? Non c'ho il mio... Vabbè, non capisco, vabbè, tutto strano oggi. Dicevo, sto mettendo da parte tutti quanti i punti icone per andare a prendere un'icona decisamente OP, ragazzi. Magari su un 90 di overall, non mi ricordo quanto punti servono, però a lungo andare li avrò. Quindi davvero tanta roba. Detto ciò, ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere. Lo so che volete soprattutto vedere questo bel mini pack opening, dato che non ne porto uno da tantissimo tempo. Ah, ragazzi, se volete vedere un paio di pack opening, magari come facevo prima con l'account dei miei iscritti, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, perché ve lo potrei portare tranquillamente, ragazzi, tranquillamente. Quindi fatemelo sapere, mi raccomando, qui sotto nei commenti. E mi raccomando, ragazzi, passate dal primo canale acemind_official, trovate il link qui sotto in descrizione, perché sto iniziando a caricare tantissimi video, e a breve, non voglio dirvi niente, ma vedrete un video abbastanza pazzo, ragazzi, dove potrei addirittura andare a fare il bagno in inverno al mare. Quindi non avete capito, ecco, a posto. Detto ciò, andiamo a ritirare i premi, ragazzi. Speriamo di sculare Lollo. Il mio amico Luca della mia lega ha trovato Lewandowski 90. Non costa niente, però è pur sempre un 90 e equivale a 300.000 XP per allenare un giocatore, quindi non fa schifo. Qui ovviamente andremo ad ottenere subito il player. Come? No, subito, è vero, i pack opening sono diversi adesso, me ne ero completamente dimenticato. Quindi mi sa che il massimo 83, giusto? No, lo Zano 85, attenzione, 83 è il minimo. Lo Zano 95, 3, 2, 1. Oh, Suarez, ma con tutti i player che c'erano, proprio sta testa di rape mi devo uscire, ragazzi. Proprio Suarez che mi sta sul Kaiser. Vabbè, è pur sempre un 86, dai, è pur sempre un 86. 1 milione di crediti e ovviamente i 100 gettone Potm. Ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche a voi piace tantissimo la grafica di questo Potm di quest'anno, come le card, i gettoni Potm che sono decisamente più belli. Fatemelo ovviamente sapere qui sotto nei comments, ragazzuoli, perché mi piacerebbe tantissimo saperlo, Qui nel frattempo, ma cos'è il weekend league? È giocatori Rivals, che cavolo è? Ah, è la stessa schermata, ok, infatti non stavo capendo, ma perché ci sono così tante schermate in Division Rivals? Vabbè, lasciate stare, sono scemo io. Detto ciò, che dirvi?
Nient'altro, a breve dovrebbe arrivare comunque un aggiornamento per quanto riguarda le SBC, ragazzi, quindi tenetevi pronti. E per quanto riguarda i toti, arriveranno, dovrebbero uscire giovedì prossimo, ragazzi, però nulla è certo. Detto ciò, ragazzuoli, che dirvi? Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, superami 1000 mi piace per vedere domani un nuovissimo video. Ripeto, passate dal primo canale AceMind_official, perché sto caricando dei video veramente molto 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 faighi, ragazzuoli. Mi raccomando, attivate la campanellina sia qua che nell'altro canale, così che arrivano ogni volta le campagne. Mettetele su tutte, perché è troppo troppo utile. E che dirvi, ragazzi? Fatti bravi, fatti buoni. Ciao ragazzi, ciao.